È sempre bello ed emozionante tornare in questa aula di Consiglio Comunale, ma oggi sono ovviamente addolorato per la scomparsa dell'avvocato Corrado Sforza Fogliani, uomo straordinario, illustre figlio di Piacenza, riferimento centrale della sua vita sociale, economica, politica e culturale. Ringrazio per essere qui l'avvocato Corrado Sforza Fogliani e l'associazione Liberali Piacentini che mi hanno accolto tra loro dal 2019, ufficialmente dal 2021, e dato l'opportunità di candidarmi tra le fila dei Liberali Piacentini Terzo Polo. Ringrazio naturalmente anche gli elettori che a vario titolo hanno votato Liberali Piacentini, la Buona Destra, Piacenza al Centro, l'Officina delle Idee, tutte sotto la stessa bandiera. Ringrazio soprattutto coloro che numerosi mi hanno nuovamente premiato personalmente con il loro consenso. Questo accade dal maggio del 2002. Subentro in quest'Aula l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, nostro leader carismatico, eredità impegnativa ma che mi inorgoglisce, e faccio mie le sue parole e il suo insediamento. Opererò con una posizione basata, volta per volta, sul merito dei provvedimenti, seguendo i nostri valori. Mi muoverò quindi nel pieno spirito liberale, per la tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini, per il bene della città che amo, al di là degli schieramenti. Per le prese di posizione e le scelte, ricorderò le sue indicazioni, parlerò con gli amici dell'Associazione Luigi Einaudi e della lista Liberali Piacentini Terzo Polo. Accomuno infine in un saluto, oltre a lei, signor Presidente, il signor Sindaco, gli assessori, tutti i consiglieri comunali, il signor segretario comunale, i dirigenti e tutto il personale amministrativo.